Anche la nuova programmazione per arricchire il palinsesto sportivo di Canale 8, questa sera con il bello del calcio dalle 20:40. Domani ne parleremo di martedì, quindi giocheremo in una fase sostanzialmente intermedia tra la vittoria di grande prestigio tenuta in rimonta sulla Juventus, la stessa che consente al Napoli di Luciano Spalletti di rimanere in testa alla classifica della Serie A a punteggio pieno, e l'impegno che già alle porte in terra inglese contro il Leicester per aprire la nuova avventura in Europa League. 081 554 9988 per intervenire in diretta al telefono e chiacchierare con noi. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Canale 8. Rapido riepilogo delle notizie. Intanto le parole di Andrea Petagna, che si è espresso alla radio ufficiale del club dicendo e raccontando di questa serata magica con la Juventus, di quanto ci sia oggi la consapevolezza all'interno del gruppo di essere forti e competitivi. Per quale obiettivo? Si giochi per qualsiasi obiettivo che è in palio, scudetto o Champions League, più verosimile la seconda opzione, senz'altro, ma se ci si trova lì e se si batte ad esempio la Juventus, che per tutti i problemi che può avere al momento è sempre la Juventus, mettendo in mostra il 70% di possesso palle, un dominio totale incontrastato, ma perché non alimentare i sogni, i propri all'interno del gruppo e quelli dei tifosi? Che è giusto che, dopo aver ritrovato lo stadio Maradona, si esaltino per la qualità della squadra e del gioco espresso? Questo è il punto interrogativo dal quale ripartiremo sicuramente con le vostre risposte. Intanto si lavora a Castelvolturno per cercare di capire chi sarà arruolabile e chi no. Nell'esordio di Europa League contro il Leicester, Insigne e Lobotka rimangono in forte dubbio e Mertens e Ghoulam hanno svolto l'intera seduta in gruppo e si avvicinano al rientro in campo. Intanto Demme e Osimhen hanno svolto lavoro differenziato, personalizzato in campo. Per il nigeriano qualche scoria dopo le due gare in nazionale, quindi ci sono diversi problemi, soprattutto da vagliare, anche a proposito del rigido protocollo inglese che impone, lo sapete, 10 giorni di quarantena per quei calciatori che sono reduci dagli impegni con le loro nazionali, da zone cosiddette rosse o calde, il caso del Sud America o del Centro America, il caso anche delle zone africane. Bisognerà vedere se gli inglesi, così come anticipava anche De Laurentiis a proposito delle trattative di cui raccontava al microfono di DAZN, apriranno ad una sorta di proroga o se insomma ci sarà bisogno dell'intervento dell'UEFA. Capiremo quello che succederà e soprattutto quale Napoli scenderà in campo per affrontare il Leicester in questo esordio di Europa League. E insieme proveremo anche a presentare l'avversario inglese, che è quell'avversario, quel club divenuto praticamente simpatico a tutti coloro che amano il calcio e lo sport indipendentemente dal potere, dalle gerarchie imposte dal potere, per quella vittoria storica in Premier League a suon di gol, quelli realizzati dal capocannoniere Vardy. E pensare che il Napoli di Sarri ci sarebbe riuscito, almeno stando ai fatti e alle prestazioni del terreno di gioco. Però ricominciamo da Napoli-Juventus, perché a parte lo svarione iniziale valso il gol di Morata, con una disattenzione, una leggerezza eccessiva che non dovrà mai succedere, mai più succedere, specie quando si affrontano club così blasonati da parte di Manolas, il Napoli non ha perso l'equilibrio, che rimane invece la prerogativa, l'elemento cui Luciano Spalletti non vuole rinunciare. C'è stato un atteggiamento molto intelligente, una condotta di gara molto intelligente, e ad inizio ripresa la svolta anche tattica con le sostituzioni, una in particolare, un As dentro a sparigliare in luogo di uno spento Elmas. Il Napoli ha praticamente dominato l'avversario, costruendo tante occasioni e poi alla fine rimettendo le cose a posto con l'1-2. Con complicità di Szczęsny, d'accordo nella prima occasione, molto abile però Politano a fare tap-in sulla respinta del portiere polacco, nella seconda invece per l'errore anche marchiano di Moise Kean, che era stato mandato in campo da Allegri per provare ad essere determinante per i suoi colori, ci è riuscito per i colori del Napoli. Comunque 3 punti meritatissimi e ora ci sono 3 trasferte consecutive, quella europea in casa dell'Eister e poi quelle in campionato contro Udinese e Sampdoria. Quindi il Napoli è chiamato a questa prima fase intensissima della stagione con il Tour de Force del mese di settembre. Andiamo al telefono a salutare il primo telespettatore. Pronto?
al telefono solitamente un primo spettatore. Silvio! Silvio. Silvio! Sì, chiamami anche Silvio. Come ti chiami? Silvio, sono Gennaro Lasti. Ciao Gennarino. Sono Gennaro Lasti. Mi fa piacere. Ciao da marito. Sì, vai, ti ascolto, Gennaro. Silvio, ma pensi cosa ci importante, no? Cacciamo sì. Dopo quella, chi si mette sulla partita, ma si mette là, hanno fatto tutto cose. Ministro, capoluogo, tutto cose. Ma cacciamo le morte, Silvio, non ha pensato che i 17 sono sopra i pomani. Non volevo capire, già. Silvio, cacciamo a scendere un po' in guerra, Napoli. Va bene. Lo ha messo l'uomo tutta cosa, mi lo spendiamo tutta cosa, perché Silvio è già ha spazzato per me Savi, e camminano e su bar, hanno assanzie sotto, no, che hanno che camminano e su bar, che hanno affixato. Ma e si giuro che hanno i soldi qua, ma è già Silvio, non accide, Silvio, non accide. Gennarino, non ti... ho capito, non hai idea e quindi ti saluto. Mi pare di aver colto un retaggio berlusconiano nella maniera con la quale ti appelli a Linea Calcio a me. Gennarino, verrei io a darti una mano, avessi forza e facoltà di adoperarmi per mettere a posto tutte le cose che hai enumerato, elencato che non funzionano. Quindi dici, si parla di calcio, e come parliamo di calcio con tutti i problemi che ci sono, bisognerebbe scendere in guerra? No, questa è un'opzione da scartare assolutamente, però abbiamo registrato e proposto anche il tuo appello, caro Gennarino da Melito. Gepi Scognamiglio, il mio amico Gepi, ride, scrive, muoio. Forse si riferiva a Berlusconi, scrive Massimiliano M, probabilmente così rimarrà questo Silvio, Silvio, d'apertura dei nostri giochi pomeridiani. Gaetano Della Volpe scrive, buonasera, mi dispiace, ho capito che purtroppo non ci sarà più, ne parliamo il lunedì. Massimiliano aggiunge da oggi Silvio Mele. No, allora, mettiamo ordine. Vi avevo preannunciato qualche giorno fa, qualche settimana fa, che il palinsesto di Canale 8 avrebbe subito delle variazioni all'insegna comunque della ricerca della qualità e della presenza fissa, stabile, praticamente sempre, nella prima serata di Canale 8 del calcio e degli approfondimenti. Pensate quanto sarà contento Gennarino da Melito, farà il suo appello a Silvio praticamente in eterno. Comunque abbiamo acquisito forze nuove, abbiamo acquisito un programma che ha fatto la storia sicuramente della televisione sportivo calcistica negli ultimi 10 anni, anzi il bello del calcio si appresta a festeggiare il 10° anno e lo farà qui a Canale 8. Però attenzione, noi non perdiamo le nostre prerogative, non perdiamo le nostre abitudini, tanto è vero che il talk, che è un po' emblema anche di tante scelte giornalistico-sportive di questa emittente, diventerà, ne parliamo il martedì, quindi noi andremo in onda domani sera alle 20:40 con un parterre che non sarà fisso, ma anzi abbastanza ruotante come i pugni d'acciaio di Gigrobò o di Mazinga, però sempre all'insegna del dibattito tranquillo, pacato, un approfondimento che insomma avrà il Napoli al centro, sempre il Napoli al centro e anche le vostre attenzioni. Anzi, ne approfitto per dirvi, per lanciare un'iniziativa, perché tutto in fieri, anche la nostra programmazione, anche il nostro impegno quotidiano. Qualora voleste intervenire via Skype domani sera, ne parliamo il martedì, scrivete in privato o scrivete sulla pagina di Canale 8 lasciando il vostro indirizzo e noi provvederemo poi nel corso del pomeriggio a fare anche delle prove per rendervi protagonisti del nostro appuntamento del martedì. Gaetano Della Volpe quindi sintetizza, allora ne parliamo il martedì. Marisa non è insomma non l'esalta questa idea, però sì, va bene. Raccolgo tutte le vostre istanze e raccolgo anche i vostri apprezzamenti che ci riempiono sicuramente d'orgoglio. Buonasera Arturo, ben trovato, ciao. Ciao Silver, ben trovato.
Allora, Raffaele Marrocco, sai cosa scrive? Stavolta l'ASL non li ha salvati. Eh no, eh no, eh no. Né l'ASL, né il jet lag, né tutti i tentativi. Poi, come diceva giustamente Spalletti, troppi piagnoni alla vigilia sembravano mettere il Napoli quasi in una posizione scomoda. Lo avevamo detto, no? Si vuole far passare questa gara come una Juve che è quasi all'ultima spiaggia, con tante assenze. È il Napoli che doveva vincerla per forza. Quella gara, invece, secondo me, i valori in campo poi della Juve erano alti. Il Napoli è stato non bravo, bravissimo a vincerla, vincendola, poi ribaltandola, ma soprattutto Silver convincendo, secondo me, sull'approccio, sull'impostazione, sulla tenuta psicologica, sulla capacità dell'organico di cambiare le gare a gara in corso, perché questo, secondo me, è un elemento molto interessante. Il cambio al minuto 46 di Spalletti racconta quello che lui aveva un po' previsto, dicendo le gare si cambiano con la qualità degli attaccanti, disse dopo la gara con la Samp. Così è accaduto, scusami, col Con Genoa, il così è Genoa, sì. accaduto a Marassi con gol di Petagna, così è accaduto con la Juve, con un as che è entrato e di fatto ha cambiato le dinamiche della gara. Assolutamente, assolutamente, lo dicevo in apertura e chissà in quanti lo avrebbero fatto o chissà in quanti lo farebbero puntualmente avendo a disposizione una batteria di attaccanti che tanto varia. Ora siamo qui anche a fare un po' la conta dei disponibili perché si parte per l'Inghilterra per affrontare il Leicester in questo esordio abbastanza complicato e difficile di Europa League nell'anno in cui c'è la prima del girone che ha accesso agli ottavi di finale della manifestazione continentale meno nobile. Però, insomma, aspettiamo di capire anche se ci saranno proroghe, caro Arturo, a quello che è il rigido protocollo inglese, che lo ricordo, prevede almeno 10 giorni di quarantena per i calciatori che sono reduci da trasvolate dalle cosiddette zone rosse per il Covid, quindi è il caso del Sud America, del Centro America, dell'Africa. E De Laurentiis, insomma, è stato molto chiaro, no? Nell'intervento, nell'intervista rilasciata a DAZN. Ti leggo questo messaggio di Stelvio Carucci, poi torniamo al telefono. Non so se hai sentito intanto l'appello di Gennarino da Melito. No. No, vabbè, ok, va bene. Poi te ne parlerò. Comunque, Stelvio scrive: ricordi l'errore di Rachmani lo scorso anno alla sua prima partita? Contro l'Udinese, per la precisione, fu massacrato da stampa e critici, mentre l'errore di un giocatore esperto come Manolas è appena citato. Ma non è così, Stelvio. Io continuo a sostenere che la miglior coppia è Rachmani, Koulibaly, Manolas. Ottima alternativa. Non è vero che l'abbiamo sottaciuta perché io, cioè, quello è un errore, marchiano, soprattutto per la superficialità con la quale è stato giocato quel pallone, cosa che da uno come Manolas, un giocatore così esperto, non ti aspetti mai, ma che non deve mai succedere in partite così importanti, soprattutto contro la Juventus. Sai perché? Arthur, io rafforzo quello che dicevi. Il Napoli ha vinto una grandissima partita perché è andato sotto con un errore di quello, come quello, e praticamente si è aperta la partita ideale, quella che la Juventus aveva sperato nella vigilia abbastanza complicata. Quindi barricate, difesa, botte da orbi e ripartenze veloci, perché il Napoli inevitabilmente un po' di spazio lo avrebbe concesso. Cosa viene fuori? A parte il coraggio e l'intelligenza di Spalletti che fa ricorso alla qualità degli attaccanti per cambiarla la partita, già d'inizio ripresa, ma viene fuori l'equilibrio. Perché il Napoli non ha mai perso equilibrio e soprattutto non ha perso le distanze, ad eccezione di qualche pallone regalato in mezzo al campo, ma poi bloccando subito sul nascere i tentativi di ripartenza della Juventus. Credo che questa sia una cosa molto importante da mettere in evidenza e ti chiedo anche un parere sull'idea di Stelvio che vede Rachmani e Koulibaly come la miglior coppia di difensori centrali. Cosa ne pensi? Sulla rimonta, Silver, io allargherei l'analisi alle tre vittorie che il Napoli ha fatto, alle modalità con cui il Napoli ha raggiunto queste tre vittorie, e sono tutte e tre diverse. Questo, secondo me, è l'aspetto più interessante e anche più incoraggiante di questo avvio di stagione, perché
col Venezia vinci una gara che sulla carta chiaramente dovevi dominare, dopo 20 minuti ti trovi con l'uomo in meno e senza l'uomo più atteso, il tuo centravanti titolare. Vai a Genoa col Genoa, passi in vantaggio, ti fai rimontare, sembra finire in parità e poi trovi il guizzo finale. Con la Juve in casa vai sotto e hai la forza di ribaltarla al minuto 85. Sono tutti segnali che raccontano di una solidità tecnica ed emotiva importante, di questo Napoli e dell'ottimo lavoro che secondo me Spalletti subito ha fatto, prima di tutto sulla testa di questi ragazzi, soprattutto dopo quello che era accaduto in Napoli-Verona. Su Rahmani, Koulibaly, Manolas, Koulibaly, Manolas, Rahmani. Io non entrerei troppo nello specifico perché adesso si parte col doppio impegno settimanale, le coppe europee. Io credo che tutti debbano diventare importanti in questo Napoli. Poi qualcuno si può accoppiare meglio con qualcun altro. Io credo che nella giornata tipo Manolas e Koulibaly restino Sì. una spanna sopra tutti gli altri. Poi è chiaro, non sempre peschi la settimana tipo. Però abbiamo visto le precedenti prestazioni, Manolas aveva fatto molto bene col Genoa, poi la memoria è molto corta. Quel tipo di errore non racconta di un giocatore scarso o di un giocatore forte, racconta di un giocatore che in quel momento si è distratto. È Esatto, un po' chiaro, leggero. sull'errore assoluto di Manolas, non dobbiamo nemmeno discuterne, secondo me. Sono d'accordo con te, due curiosità. La prima, poi andiamo al telefono. Ma sta vacanza tua, quando finisce? La mia vacanza non è mai iniziata, però poi ti racconto, ti La sai racconto. lunga? Tu la sai Ti lunga? racconto. Io sono sempre a tua disposizione, lo sai, Sì, sì, basta sì. che mi chiami e sono lì. Sì, la seconda, il granata che indossi è in onore del Toro che dà 4 gol alla Salernitana o è un In solidarietà della Salernitana. Esatto, è un richiamo alla Salernitana affinché si dia una mossa, anche perché a Castori, stando alle voci di questi giorni, hanno dato 2 partite per riabilitarsi. Ho comprato Simi al Fantacalcio, quindi spero che questo Granata possa risollevarlo. Vabbè, quindi prenderai gli La stra. vedo dura, la vedo dura. Prenderai gli strali di quanti interverranno da qui in avanti. Allora, Nicola Finelli, ciao Silver, mi piace, ne parliamo il martedì. Bene, sono contentissimo. Un saluto a Francesco Santoro. Alessandro Cardito fa la sua analisi, il suo riassunto molto nutrito di Napoli-Juventus. Ci sono alcuni numeri che sono emblematici: 69 a 31% di possesso palla, 24 conclusioni a 7, 13 angoli a 1. Io per questo mi chiedo, no? Quando si sente anche nella diretta televisiva, che è una diretta non irradiata esclusivamente ai tifosi della Juventus, ma ci sono anche quelli del Napoli e poi ci sono anche quelli che non essendo tifosi né del Napoli né della Juventus guardano la partita di calcio. Quando si sente, Arturo, un tesserato o se ne sentono due, come Chiellini piuttosto che Allegri, dire il Napoli ci dispiace perché non meritavamo di perdere, il Napoli non è mai stato pericoloso, non ci ha messo in difficoltà. E dall'altra parte si vede puntualmente annuire, no? In ossequioso silenzio e quasi in ossequioso e compiaciuta, in ossequiosa e compiaciuta condivisione di quello che sta venendo fuori. Ma agli altri non si pensa? Cioè agli altri, quelli che vedono senza paraocchi, non si pensa? Ma è una strategia comunicativa chiara, Silver, che è sempre la stessa, cioè del negare, no? Tu postavi sulla tua pagina personale qualche giorno fa del caso Giraudo, no? Del ricorso di Calciopoli, è tutto uguale, cioè se ci pensi, no? La logica del negare, del deviare, del distorcere, è proprio un credo. Chiellini che dice che il Napoli non ha messo in difficoltà, io ricordo tipo di 8 calci d'angoli battuti nei primi 20 minuti, raccontano di una pressione costante, secondo me, del Napoli, di una difficoltà evidente, di una Juve che mi sembra proprio senza identità. Allegri, secondo me, è bravo, molto bravo, però quest'anno dovrà fare un capolavoro perché vedo delle difficoltà proprio oggettive in questo nuovo corso della Juve.
staremo a vedere quanto abbia ragione Chiellini e vediamo alla fine chi arriva davanti. Se oggi dovessi scommettere un centesimo, ecco, forse oggi lo lancerei sul Napoli questo centesimo, però è lunga, chiaramente. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Ciao Buonasera. Silvio Anche tu. e buonasera ad Alfonso Minervini. Ah, lo fai apposta, Danilo, eh? Hai cambiato. No, complimenti Silvio per la pazienza che hai, non so come ti Hai faccio a volte. cambiato i nomi, no? Perché Arturo ti raccontavo di questo incipit, questa apertura di trasmissione con Gennarino da Melito che. Praticamente per retaggio berlusconiano mi aveva dato del Silvio invitandomi a salvare tutto quello che non va nella città di Napoli e chiedendomi ma come si fa a parlare di calcio con tutti i problemi che abbiamo. Quindi non dovremmo parlare di nulla perché c'è la fame nel mondo e spendiamo tutti e impegniamoci. Cioè, purtroppo è vero, nel senso ci sono sicuramente cose più importanti di queste, però è chiaro, Infatti, ma si questa cosa prova in funziona è qualche modo sportiva. a ragionare anche di altre cose. Vabbè, Danilo, ti ascoltiamo. Allora, Però se ti chiamassi Silvio, Silvio Mele ti voterei, tanto sono candidati tutti praticamente alle prossime elezioni, Ah, voterei sì. sicuramente Vabbè, ti ringrazio. Danilo. Allora, Silvio, io più che parlare della partita ormai passata, vorrei proiettarmi alle prossime due, sia Sì. questa di Coppa che la prossima in campionato. Il mio, da semplice tifoso, non vuole essere uno snobbare l'Europa League, per l'amor del cielo, anzi, speriamo di fare un bel risultato contro il Leicester giovedì. Però quello che volevo dire è che adesso abbiamo veramente un'occasione imperdibile di fare bene in campionato, è un'occasione, insomma, da come sta preparando il campionato il Napoli, Spalletti. Rispetto alle altre, io credo che Napoli può essere competitivo. Quindi, sinceramente, io farei, non dico una scelta, ma già comincerei giovedì a far giocare, almeno non rischiare quelli che già hanno avuto qualche piccola bottarella, tipo Insigne, Mario Lui ho visto stanco, alcuni giocatori, provare un Rahmani o qualche giovane, tipo un As, tenerlo da titolare e provare con una formazione quanto più forte possibile, ma senza affaticare troppo i titolari, insomma, i titolarissimi. Non fare enormi cambiamenti, ma qualcosina farlo, insomma. Molto In chiaro. proiezione, perché comunque ad Udine non la vedo semplice, quindi ad Udine bisogna andare veramente con una squadra seria e cercare di fare il risultato, anche perché c'è poi il big match tra Juve e Milan, dove addirittura si potrebbe guadagnare vincendo ad Udine qualche punto o su uno o su entrambe le squadre, con un bel pareggio. Io ci vedo un bel pareggio tra Juve e Va bene, è Milan. un'ottima, no, un'ottima analisi, Danilo, anche perché aggiungo. Dalle scelte di Spalletti capiremo, dalla Esatto. formazione che manderà in campo contro il Leicester. Detto che, però, questo a mo' di premessa va sottolineato, Insigne e Lobotka restano ad oggi in dubbio. Mertens, Goulam e Osimhen hanno svolto lavoro differenziato, ognuno con i suoi problemi. Quindi, ad un certo punto, alcune scelte saranno di fatto imposte, no? Dalle esigenze del momento. Quindi anche questo bisogna tenerlo in conto. Poi confermo quello che dici, a Udine non sarà facile perché non è mai stata facile la partita di Udine. E poi il prossimo turno di Serie A è interessantissimo perché Juventus-Milan, ragazzi, la Juventus è chiamata a muovere un po' la sua classifica. Quindi contro un Milan che è in gran salute, molto molto interessante questo inizio soltanto dello stressantissimo mese di settembre. Danilo, ti lascio rispondere anche da Arturo, ti ringrazio intanto. Ti ringrazio Silver e buonasera anche ad Arturo. Ciao, Arrivederci. ciao, ciao, grazie. Danilo, che ti Ciao. aspetti dalle scelte di Spalletti? No, mi aspetto che Spalletti, con la coerenza che lo ha portato poi a richiedere al club di trattenere certi giocatori, che poi li faccia giocare, Silver, perché altrimenti siamo punti a E capo, a chi poi ti arriviamo con i riferisci? Può giocatori spremuti alla fine. Se hai chiesto a Petagna di restare, se hai giocare chiesto a un As di Petagna. restare, io me li aspetto titolari, perché altrimenti non ha molto senso, secondo me. Bisogna allargare assolutamente le rotazioni, bisogna
provare ad inserire nelle rotazioni il maggior numero di persone possibili. Poi è chiaro, forse questa è la gara meno adatta a fare esperimenti, perché giochi con l'avversario più forte che hai nel girone, forse il più forte in assoluto che potesse capitarti, hai già delle assenze importanti. Forse per questa prima gara il discorso magari può essere un attimino limitato, però per le altre mi aspetto assolutamente che certi calciatori poi trovino spazio dall'inizio. Cioè, mi aspetto che Petagna giochi in Europa League 3-4 gare nel girone da titolare, perché altrimenti è inutile. Poi è chiaro, poi torna anche Mertens, bisogna gestirle secondo me. Lo ha detto Spalletti, è arrivato Osimhen, ha giocato con la Juve, ma l'abbiamo visto Osimhen, al di là che poi ha fatto anche bene, si è sacrificato molto, però un giocatore lucido lo vedi, un giocatore stanco lo riconosci. Osimhen era molto stanco con la Juve, infatti alcune situazioni che ha gestito probabilmente in una situazione ottimale le avrebbe gestite meglio. Io non vorrei che Napoli poi più avanti si trovasse con giocatori stanchi, quindi bisogna assolutamente allargare la rotazione. Leggo messaggi prima di andare in pubblicità. Giacomo Guida scrive: in finale di Supercoppa ti feci una domanda rispetto al cambio tattico in corsa di Gattuso. Ricordiamo cosa successe. Quest'anno, con molti infortuni e poca condizione nel post nazionali, abbiamo visto come Spalletti abbia cominciato e come l'abbia aggiustata. Potete tu e Arturo discutere di questo? Lo abbiamo già fatto, quindi sei arrivato leggermente dopo ed è giusta l'osservazione che fai, però non è una novità già perché avevamo raccontato questo Spalletti nei due ritiri. Voi direte sì, ma erano ritiri, quindi erano fasi preparatorie alla stagione ufficiale. Però abbiamo visto anche come a Genova ha cambiato la partita per poi vincerla con il tocco sotto misura di Petagna e con la Juventus il coraggio è andato oltre perché, sai, quando tiri fuori il MAS, metti dentro un AS e il Napoli risponde con maggiore equilibrio rispetto ancora ai minuti precedenti, allora vuol dire che sono tutti mentalizzati ad un lavoro per la squadra, quindi questo è molto molto importante. Raffaele Marrocco, il mio sogno, Cagliari, Verona e Salernitana in B e la Juventus fuori dalla Champions, vabbè ho letto, poi sbuca il troll, dopo la vittoria con la Juventus vincete di sicuro lo scudetto. Beh, Alfio Martello, potrebbe anche starci, a patto che non vengano fuori forzature dall'esterno, eh? Azioni con destrezza, va bene. Giuseppe Raiano, Forza Napoli, un saluto da Castelvolturno, come godo? Ciao Giuseppe, fai bene? Roberto Papp, da questa ipotesi di formazione, il portiere e tre punti interrogativi. Oggi ha parlato la gente di Idasiak che coltiva e accarezza questo sogno, chissà. Poi, Malcuir, Rachmani, Koulibaly, Juan Jesus, Ruiz e Anguissa, attenzione perché tra poco parliamo di questo Jesus Franck, Zambo Anguissa. Politano, Lozano, Unas, Petagna. Che ne dici? Ci può stare, ci può stare. Tra i nomi, dicevi Lozano, giusto? Sì. Ecco, secondo me tra le missioni di Spalletti nell'immediato futuro c'è proprio quello di restituire al Napoli il miglior Lozano, perché forse ce ne siamo dimenticati, ma Lozano nella prima parte soprattutto del campionato scorso è stato un giocatore devastante. È stato un giocatore che ha fatto la differenza in tantissime gare e il Napoli si ritrova anche quel Lozano lì, diventa una squadra veramente temibile. Io alcuni frammenti del primo tempo con la Juve molto chiusa dietro, Silver, ci mancava proprio quel giocatore lì che saltasse l'uomo nell'uno contro uno, perché Politano cercava sempre il cambio, il triangolo, sai, la sovrapposizione. Lozano è uno che invece va, abbassa la testa e ti salta l'uomo. Ritrovare quel giocatore con quelle caratteristiche vorrebbe dire per il Napoli ampliare le possibilità offensive durante la manovra, quindi è importante. Quindi vorrei assolutamente vederlo dal primo minuto, poi per il resto sono cambi che ci possono stare. Su quel ragazzo lì in mezzo, veramente dovremmo dedicargli la puntata, Silver, perché se il buongiorno si vede dal mattino, questo veramente è un buongiornissimo per questo ragazzo. Rosario Petrizzo scrive: siete d'accordo che la palma del migliore in campo bisognerebbe darla ad Ospina perché senza il suo miracolo sullo scellerato passaggio di Insigne con la Juve sul 2-0 oggi parleremmo di un altro Napoli, sicuramente Ospina attentissimo, la palma del migliore però no, perché poi il Napoli l'ha vinta. Anche perché io non lo vedo
proprio bene nell'uscita su Morata. Perché Ma no, ma lei anche sta un centimetro, lui ha le mani basse lì, non è stato molto lucido Arthur, né. io anche io l'ho guardato con attenzione. Penso che anche lui sia stato preso proprio di, Certo. cioè non si aspettava una cavolata del genere. La leggerezza è stata eccessiva perché poi Morata era lì che aspettava, aveva già fiutato, no? Quando senti il sangue, il bomber vero. Enrico Porzio, da queste prime tre gare, come squadra insidiosa, vedo il Milan che parte sempre bene e poi, come l'anno scorso, si perde nel girone di ritorno, poi Pioli style e l'incognita Fiorentina. Voi cosa ne pensate? Sì, però siamo ancora all'inizio, poi i valori verranno fuori, l'Inter è forte e la Juventus non è morta. Lorenzo Di Martino, ciao Silver, scusami, ma perché avete cambiato gli ospiti? Tutti i non tifosi del Napoli, era molto bella la trasmissione dell'anno scorso, il lunedì era Vangelo, scrive con Alvino, Pedulà e Montervino e tutti, era stupenda. Lorenzo, ti ringrazio, ci sono logiche editoriali e aziendali che rimangono tali e noi che abbiamo il privilegio di poter raccontare lo sport, il calcio e una passione così grande come il Napoli, ci atteniamo allorquando si arricchisce chiaramente la proposta. E ripeto, Canale 8 quest'anno l'ha triplicata, forse quadruplicata la proposta dedicata ai fatti di Casa Napoli e questa è la cosa più interessante. Poi ognuno sceglie. Naturalmente io ti dico da palinsesto, stasera alle 20:40 è il bello del calcio e domani ci saremo noi ne parliamo il martedì con ospiti che varieranno naturalmente, però centrale, centralissimo resta il Napoli. Ieri Roma fortunata, scrive Enrico Porzio, però Mourinho dà carattere, assolutamente sì. E poi si parla di Anghissà. Lo faremo anche noi dopo aver ascoltato i consigli pubblicitari. Quindi break e poi ripartiamo. Torniamo in diretta. Che cosa è successo? Sei disperato? No, Eppure tra vacanza perdurante, guadagni ininterrotti, ma è proprio come una fontana che dà di continuo acqua. E te la vabbè, ridi anche per prendere in giro gente che lavora. siamo protetta, quindi mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Sì, e te lo sto ripetendo, questa è già la seconda volta, la sai lunga. Ti preannuncio che tra poco al telefono ci raggiungerà anche Salvatore Cagliazza, ti do questa Ah, anticipazione. grandissimo. Però prima c'è un amico. Vediamo chi è, pronto? Pronto? Non c'è più. Ha desistito. Era Enzo. Enzo, ci riprovo? Non ci sei. Vabbè, andiamo avanti. Raggiungiamo Cagliazza al telefono. Intanto Stelvio Carucci scrive: ottima l'analisi di Arturo su Lozano. Sull'Eister una considerazione. Siccome non ho fatto DAZN perché non mi faccio ricattare, vedo i campionati stranieri su Sky. Il Leicester non è più la squadra di 1 o 2 anni fa, gioca molto chiusa e parte velocemente in contropiede, attenti a non perdere palle a centrocampo. Squadra forte il Leicester. Molto forte, molto molto forte, anche perché Silver, in questo momento veramente le squadre della Premier appartengono quasi a una categoria differente. L'abbiamo visto anche col mercato di quest'estate. Ormai la Serie A non è più una meta, un punto d'arrivo, ma è spesso un punto di passaggio. A proprie spese la Juve se n'è accorta con la disastrosa fallimentare operazione Ronaldo, che dove è stata venduta come l'operazione del secolo, è stato un flop imbarazzante per come è stato gestito, per come poi Ronaldo ha trattato la Juve nei suoi giorni finali, cioè un giocatore che È stata una praticamente parentesi fortemente voluta quella dei 3 anni, eh? Ci ha messo il cuore. imbarazzante, manco grazie, letteralmente è riuscito a dire e a scrivere. Credo che No, questo come al solito sei malpensante, quando invece Ronaldo non ha fatto altro che dimostrare straordinaria coerenza. Così come lì nello stadio c'è 38, che tutti quanti sanno che è taroccato. Lui ha voluto semplicemente aggiungere 1 o 2 z al grazie. Cosa c'è che è esagerato, che non va? Scusami. no, per me va bene Dai. tutto, mi fa sorridere
Anche la stizza di Allegri, domenica gli hanno chiesto, sabato gli hanno chiesto di Ronaldo, è un uomo sull'orlo di una crisi di nervi, perché la reazione è stata quella, anche lui si aspettava un mercato differente. Purtroppo in questo momento l'Italia è solo un punto di passaggio, anche Lukaku, no? Aveva giurato amore eterno all'Inter, fedeltà, baci alla maglia, non sono mai stato così bene. Poi arriva il Chelsea con i milioni e alla fine Lukaku in mezza giornata cambia idea. Purtroppo dobbiamo rassegnarci che in questo momento anche la settima, ottava squadra della Premier probabilmente in Italia, anzi sicuramente lotterebbe per un posto tra i primi due o tre del nostro campionato. Nell'interazione, poi andiamo al telefono perché abbiamo un amico che prima ancora di un ospite, prima ancora di un giornalista e prima ancora di una roccia. Questa interazione è favolosa sui social perché per un Ronaldo che mette qualche consonante in più c'è qualche altro amico che invece ha come icona una bottiglia di vino a metà che invece le toglie le consonanti quando invece sarebbero opportune perché necessarie ad esprimere il verbo ausiliare. Giuseppe, Giovanni di Giuseppe con questa icona della bottiglia di vino rosso a metà. Scrive: il Napoli ha fatto senza l'H, che comunque è importante perché è un verbo ausiliare, ha fatto la partita. Fino a poco fa dicevi che le Z possono, Ronaldo può Ma farlo, Ronaldo può farlo. amico può farlo. Ronaldo può farlo. Giovanni di Giuseppe no, perché avrà perso quell'H nel mezzo litro di vino. Scrive: senza i due regali della Juve non vincevate mai. Scusami, ma senza il. Sembra un'analisi molto lucida, no? Profonda. Molto lucida, così e così. E scusami, ne approfitto, mi inserisco. E senza quel regalo di Manolas, come sarebbe andata la partita secondo te, Giovanni? Poi questo vino, non tutto per te, offrilo anche a noi, offrilo a Cajazza. Cajazza, come stai? Buonasera caro Silver, buonasera Minervini, buonasera all'amico della bottiglia di vino. Ciao Salvatore. Stavo ascoltando con interesse, ma lo leggo ovunque, così come il buon Arturo Minervini, che gli Juventini stanno impazzendo e ci stanno appigliando ai due errori fatti piuttosto che ai cinque assenti. Ragazzi, mica l'abbiamo deciso noi che Cerni doveva sbagliare piuttosto che Chinno, piuttosto che Allegri non convocasse Dybala, Alessandro, Chiesa e tutti gli altri. È una partita che avete perso, vi dovete mettere l'anima in pace. Quest'anno senza Ronaldo, che è venuto in Italia solo per un regime fiscale diverso, non perché era amante della Juve o qualsiasi altra squadra gli avesse offerto la possibilità di guadagnare risparmiando rispetto alla Spagna, all'Inghilterra, lui sarebbe venuto. Quindi il fatto che non l'abbia salutato, caro Arturo Minervini, è perché ha capito qual è la piazza, non perché non è abituato a certi saluti. Ma ti sento carico, possiamo dare l'anticipazione che inevitabilmente, naturalmente ci sarai nel parterre di, ne parliamo il martedì, perché si discute tanto anche della nuova programmazione del palinsesto di Canale 8, che è tout court, dedicata al calcio, al racconto del Napoli. Alla fine il Napoli è centrale ed è aumentata, si è moltiplicata l'offerta televisiva per i nostri Sì, telespettatori. sicuramente domani sera sarò con te a ne parliamo il martedì, sicuramente se non è il lunedì anche il martedì andremo alla grande perché si parla di calcio ad altissimo livello e con gli ospiti, con te, con l'organizzazione tecnica di Canale 8, con il buon Minervini all'interazione social, quindi credo che ci siano tutti i presupposti per cominciare alla grande così come ha fatto il Napoli di Spalletti. 3 partite, 9 punti, più 8 sulla Juventus, ma cosa vuoi di più di un lunedì 13 settembre? Dai ragazzi. È vero, chi l'avrebbe detto? Voci dal manicomio scrive: Ronaldo, termometro del carisma sabaudo nel mondo. La foto con il sole di Manchester e la sorella al fianco ci restituisce tutto il loro appeal. In Italia è imposto solo per arroganza e potere mediatico. È vero, cioè, alla fine è una considerazione che va fatta anche questa. E Armando De Notaris risponde a Giovanni di Giuseppe. Scrive: senza Manolas un gol lo facevi nel 2065. Non è colpa nostra,
se avete avuto un po' di paura, ve la rendo così. Comunque, grazie Juventus. E poi Gio del Core scrive questo, Salvatore Arturo, dice: adesso si fa il santino di Spalletti perché fa il suo mestiere, cioè sta perdendo la partita, mette un attaccante togliendo un centrocampista. Suggerisco di contattare qualche giornalista milanese o romano e farsi raccontare da loro, che lo conoscono bene, queste fantomatiche doti di lettura delle partite di Spalletti. Penso che racconteranno cose diverse. Guarda Gio, tu eri lo stesso, perché poi la memoria è importante, che avevi considerato Anghissà più Pippa di Elmas, lo scrivevi 3 giorni fa, e io ti avevo invitato alla calma dicendo che poi anche noi giornalisti, per quanto non milanesi e romani, abbiamo memoria, me lo sarei segnato. No, ma io credo, Silver, comincio io, poi parlo Arturo. Io credo che questo disfattismo di sicuro non porti bene. Adesso non so l'amico da casa che ti scrive per chi tifa, però io credo che Spalletti, negli anni in cui ha allenato la Roma e l'Inter, ha sempre raggiunto l'obiettivo Champions. Inoltre, anche contro di noi, ha sempre mostrato un gran bel calcio. Adesso, se lo vogliamo rendere normale in un cambio che ha fatto tattico, che purtroppo non tutti se lo possono permettere, allora va bene così. Vendiamolo tranquillo, lo sanno fare tutti, ha tolto il centrocampista. Ma tutto sta a capire come sta un giocatore, come lo ha motivato. Ragazzi, un asse, vi ricordo che l'abbiamo mandato l'anno scorso a Crotone, che è retrocesso, e quest'anno rischia di diventare protagonista in un Napoli che comunque, se non c'è padrone in questa Serie A, se la può giocare con tutti. Ecco, Gio dice, sì, vabbè Silver, rispondi su Spalletti. No, ma io ti ho risposto poi nelle 4 righe che ho scritto dopo la partita, ho predicato naturalmente cautela, però Cagliazza dice una cosa che secondo me è fondamentale, poi vado da Arturo. Ma scusate, ma se il Napoli dopo 3 partite a punteggio pieno, se il Napoli batte la Juve, che per tutti i problemi che ha è la Juventus, ragazzi, Allegri non l'ha mandata giù, se avesse potuto avrebbe morso Spalletti avvelenandolo ancora dopo la partita, perché non ci stavano a perdere, per quanto non abbiano fatto niente. Sì. Scusami Silver, che se intervengo poi veramente mi zittisco e faccio parlare Minervini. Ma mi dici l'11 della Juventus rispetto all'11 del Napoli, che cosa aveva di diverso? Tutti forti, Chiellini, Bonucci, che sono arrivati da un europeo vinto. In mezzo al campo un Locatelli che è stato il fiore all'occhiello del loro calciomercato, perché avendo amicizie con il Sassuolo da sempre riescono a fare affari del genere. Davanti avevano Morata, Kulusevski, che è uno dei 2000 più importanti, sì, del mondo. Fatemi capire, Rabiot, fatemi capire dove stava questa differenza tra il Napoli. Il Napoli aveva Osimhen tornato tardi, Ospina che è sceso dall'aereo, si è messo il pantaloncino e è andato a parare. Anghissà era sicuramente un punto interrogativo, dalla grande va benissimo, ma perdere Demme, perdere Lobotka per colpa della nazionale, avere Zielinski a mezzo servizio, perché è a mezzo servizio, Mario Rui che fa quello che può e comunque va in difficoltà, e meno male che non si è fatto male nel primo tempo, ma di che vogliamo parlare? Fatemi capire. E poi usiamo tutte le bottiglie di vino di questo mondo. Armando scrive, Arturo vengo da te, Giannatiel senza Cagnotto, Quadrado e questo non lo so, aspetta, Votta Manterra per non toccare Dybala, rigore in Isba, telefono a Calvarese. Vabbè, ho fatto l'estrema sintesi del messaggio che è firmato da Armando, dedicato a Giannettiello. È diventato già Giannettiello, il nostro amico del vino. Arturo. No, avete riassunto alla perfezione il tutto. Ricordiamo anche poi i costi e gli ingaggi di questi calciatori. Kulusevski è stato pagato 44 milioni. Rabiot prende 7-8 milioni all'anno, per prenderlo hanno pagato una commissione di 10 milioni alla gente a parametro zero. Parliamo tutti di acquisti. Kin, la Juve l'ha venduto a 30, l'ha ripreso a 38 milioni. Quindi parliamo tutti di calciatori che la Juve ha valutato molto, moltissimo. Poi possiamo interrogarci sul fatto che la Juve abbia fatto delle scelte giuste o meno. Allora quello è un altro discorso, ma riguarda quella che è la rosa attuale della Juve. Non è che ha giocato la Juve B, ha giocato una Juve che, tolto Chiesa e tolto Quadrado,
sarà quella Juve là, sì, Dybala, però te la giocano lì davanti. Dybala l'anno scorso non ha giocato mai, ha fatto 5 gol tutto il campionato, Dybala era uno che era stato messo ai margini, che sembrava dovesse andare via perché non rinnova il contratto. All'improvviso la Juve pare che non possa giocare senza Dybala, quindi c'è un po' di incoerenza secondo me nel nuovo corso bianco-nero, onestamente. La stampa inglese insomma aggiorna, il governo inglese dovrebbe insomma ritirare attraverso una proroga la quarantena imposta per i nazionali, speriamo, perché altrimenti per il Napoli sarebbe difficile, e non solo per il Napoli. E, Salvatore, Voci dal manicomio scrive: vorrei una vostra illustre parola sulla lite Sarri-Ibrahimovic, come procederà il compromesso storico? Cosa è successo? Minervini, musica che parte, no? Io mi sento. Sì, sì, sì. Tu... Alexa, ha messo in moto Alexa. E quel, Salvatore, la s'allunga. No, stavo leggendo lo sfottò dello Zenit Social alla Juve, era molto divertente, poi si è aperto un pop-up. Leggilo, leggilo, leggilo. Hanno postato l'immagine con Politano che esulta. Praticamente come a dire, anche noi possiamo fare come ha fatto Politano, quindi mamma mi dice che era tranquilla e che qui si stava abbastanza bene, ha ripostato come a dire ce la possiamo giocare anche noi, quindi Politano diventa l'inno dello Zenit verso la sfida alla Juve, le abbiamo caricati anche noi, tra l'altro Spalletti ex dello Zenit, quindi c'è un po' di armonia, no? Giusto, giusto. Senti, Salva, scrive questo amico: come procederà il compromesso storico Lotito comandante? L'ambiente culturale non mi sembra dei più accoglienti. No, ma Sarri ha il suo carattere, l'ha dimostrato anche ieri sera, no? Io credo che non Ibrahimovic abbia fatto da paciere, da moderatore in quel finale. Ma Sarri lo ha detto, Sarri ha detto cambiare mentalità ad una Lazio che era figlia di tanti anni di Simone Inzaghi e farle fare il suo gioco è davvero molto difficile. Cioè, una squadra abituata a difendersi e ripartire non può contro una grande squadra come il Milan già fare grandi cose. Lo abbiamo visto noi, no? Chiunque fosse l'avversario gli è sempre andato a giocare in faccia, prendendo anche qualche gol di troppo, però facendoci divertire ad un certo punto della sua gestione. Non lo so come va a finire con Lotito, io credo che sicuramente ha bisogno di un po' di tempo per imporre il suo gioco, il suo modo, il modus calcistico. Mi auguro che faccia bene, non contro il Napoli naturalmente, perché il Napoli di Spalletti, che ne dicano gli amici, secondo me quest'anno avesse preso, non so cosa ne pensa Arturo Minervini, avesse preso un altro terzino, secondo me se la giocava veramente fino alla fine. Rispondi tra poco, Arturo. Prima leggo Luigi da Verona, che a proposito della nostra chiacchierata con l'amico Giovanni nel vinello scrive: in vino veritas, più o meno, non sempre. Poi Stelvio Carucci: Cagliazza conferma di essere un grande competente, non compro il suo giornale perché le mie idee politiche non lo consentono. Però ma è rimasto un po' ai tempi di Barabba. il mio giornale ormai è neutro, non è più il giornale di centrodestra che lui pensa. Il mio giornale è un giornale libero, non è legato più a quell'uomo di destra, quindi lo voglio rassicurare, quindi se hai voglia compralo, perché sicuramente non troverai attacchi alla sinistra piaceri alla destra. È un giornale che parla di tutto, che racconta la cronaca di questa città, di queste elezioni. Per onore del vero dovremmo andare a favore di Catello Maresca, se la pensi come se la pensassi come te, ma è un giornale che fa parlare anche Manfredi, che fa parlare la Clemente, che fa parlare Bassolino, quindi devi stare sereno da questo punto di vista. No, una cosa straordinaria, comunque Stelvio è stato molto carino perché ti fa i complimenti, però i tempi di Barabba ha inevitabilmente scatenato
l'ironia e il sorriso di tanti amici che ci stanno seguendo. Stelvio Tullio. Vabbè. Si chiacchiera. Marcella Autoriello, la bella Marcella, non dipende da noi purtroppo. A proposito delle bandiere, attenzione, perché c'è un messaggio di Luigi Napoletano da Capua. Puoi fare un appello agli ultras di tornare subito nelle curve? Ieri a Milano e a Roma i tifosi hanno fatto la differenza, ci mancano i cori, i nostri ragazzi della curva B e della curva A. È nato, amici, questo contenzioso, perché i posti assegnati vanno rispettati. In caso non lo si faccia, arrivano i verbali, e sono verbali belli salati. Ma il tifo non si può considerare estraneo alle regole, no? Altrimenti si sarebbe da come quelli del 38. No, Silver, purtroppo il momento storico ci impone di avere una ulteriore attenzione, secondo me, verso questa tematica, verso quella che è una regolamentazione che sta comunque permettendo ai tifosi di rientrare allo stadio dopo tanto tempo. È chiaro che non può essere, almeno nell'immediato, come era prima, però tutti, in tutti i settori della vita, stiamo facendo attenzione, stiamo ponendo degli accorgimenti a quelli che sono i nostri comportamenti, e purtroppo il calcio non può esimersi, secondo me, da questo nuovo modo, speriamo provvisorio, di approcciarsi alle manifestazioni di massa. Salva, l'ultima per te, poi ti salutiamo. Salvatore Scarpati scrive: non sono d'accordo sul fatto che voi attribuiate la colpa solo a Manolas, ha sbagliato anche Di Lorenzo, si fanno sempre gli stessi errori, ricordate Sassuolo, serve più concentrazione. Sì, ma io credo che al di là di Lorenzo, di quel passaggio indietro lì, è facile, no? È stato proprio un incidente per Manolas, anche perché ho letto pure che Ospina avrebbe potuto fare meglio. Ospina ha aspettato, poi è uscito e naturalmente è andato a chiudere lo specchio della porta. Io l'ho detto prima, però Salvatore, è vero, non è che è colpa di Ospina, però se la rivedi da dietro non esce benissimo, con le braccia abbastanza basse, quella palla gli passa praticamente sulla testa. Sì, però lui si è buttato, convinto che non è che colpa. Ha rischiato grosso Minervini, vabbè. No, la mettesse bassa, hai capito? Lì la devi battezzare, se la battezzi bassa e lui te la mette alta, non la prendi. È naturale che però l'errore grossolano è di Manolas, che però devo dire, fortunatamente non ha risentito di quell'errore ed ha giocato bene fino alla fine, grazie anche ad una forma straordinaria di Kalidou Koulibaly, che sinceramente, quando si pensava e si parlava di una sua cessione, noi tutti rabbrividivamo, perché senza di lui veramente sarebbe stato un campionato di centroclassifica, ragazzi. È vero. Senti Salva, ma no, se dici lite, poi Spalletti ti urla che non ci sono frizioni né niente, però il post gara Spalletti Allegri, ma quanto ha bruciato la sconfitta ad Allegri? No, vabbè, ma è una goduria che ancora di più è pazzesca, dai. Il fatto che lui avrebbe voluto menare Spalletti perché gli ha impartito un po' di lezione di calcio è fantastica, perché a pigliarsi al fatto che si sia lamentato e che Errati non abbia fischiato né a favore né contro, però qualche episodio dubbio, se lo vai a scavare come le furbizie, le furbate di Chiellini, quando gli ha tolto la scarpa ad Osimhen, qualcosa in più, qualche ammonizione al primo appuntamento del Napoli l'ha mostrata a quello della Juventus, no, però lascia il tempo che trova, perché comunque alla fine ha diretto abbastanza bene. Quindi lì è lo sfogo, come giustamente diceva Minervini, di un uomo che è sull'orlo di una crisi di nervi, però datemi 9 milioni di euro all'anno a me e ti faccio vedere che nervi mi faccio passare. Ti scivola tutto addosso. La notizia è che Ajax si riduce l'ingaggio, si accontenta di 9 milioni. Allora, due cose prima di salutare Salvatore. Giuseppe Peluso ci segue da Mosca.
Sono in Russia. Chi viene per vedere Spartak Mosca Napoli mi contatti. E ha lasciato anche il suo numero di telefono. Quindi Giuseppe Peluso è a disposizione. Ma soprattutto la notizia. Ci sono due messaggi. Mario Gessa scrive: il signor Cajazza non ha citato sul suo giornale il mio salvataggio a Trieste. Praticamente fa il salvaspiaggia. Il buon Mario ha salvato la vita di una persona, almeno lo sapranno anche i napoletani, che sappiamo fare anche altro noi napoletani. Mario, non ti preoccupare, Salvatore ha registrato questo tuo appello e sicuramente ne prenderà atto. Ma la notizia è un grande, ma ti faccio i complimenti, perché non conosciamo le cronache triestine, però sicuramente sei stato molto bravo ed apprezzabile. Ma la notizia vera è questa: per quanto ancora legato ai tempi di Barabba o Pappagone, Stelvio scrive: caro Salvatore, mi dai una bella notizia, io sono nel comitato di Bassolino, però ti do fiducia e lo comprerò, dimmi solo quando scrivi sul Napoli, praticamente sempre. Sempre, sempre. Quindi alla fine, Stelvio, hai fatto tu politica. Grande. Ha fatto pubblicità a Bassolino. Grande Stelvio, grande. Vabbè, secondo me la cosa importante è che domani io e tanti altri colleghi riprendiamo questo appuntamento anche su Canale 8, grande calcio, si parla di calcio vero, con esperti, non mi autocito perché sarebbe inutile, però un grande conduttore come Silver Mele, e mi fa piacere che c'è il ritorno di Marta Crevosi sul tuo fianco. Sai che è entrato anche Savio Panigo in questo momento nello studio? Digli che ogni tanto rispondesse al telefono, perché sta andando via. Va bene. Salva, grazie, un abbraccio, a domani. Buona serata, ciao Arturo, forza Napoli. Ciao. Allora, ancora un saluto a Marcella Autoriello. Gio del Core, poi ti saluto Arturo, scrive: su Anghissà vi invito ad andare a rileggere e risentire cosa si diceva di Bakayoko dopo che avevamo battuto 4-1 l'Atalanta. Gio, sai che ti dico? Io non leggo degli altri, non ascolto quello che dicono gli altri e mi fido di quello che vedo. E sai che ti dico? Che ho visto un giocatore forte. E ne ha bene, secondo me, se lo chiedi a Fabian Ruiz, è d'accordo anche Fabian Ruiz, che anch'essa è forte. Arthur, tu che dici? No, questo è il tema più interessante, Silver. Al di là del valore individuale del ragazzo, che chiaramente poi va confermato nel tempo, però la grande novità è stata proprio la compatibilità di questo ragazzo con Fabian. Nel secondo tempo, veramente... seppur ad un ritmo che non è ancora quello ottimale, perché un ragazzo sta ancora prendendo la condizione migliore, però Silver, Fabian ha fatto veramente la differenza nel secondo tempo, ha fatto delle giocate di grandi qualità e soprattutto si è sentito anche libero di poterle fare, perché si sentiva le spalle coperte. Questo è un tema davvero interessante e sul quale secondo me Spalletti lavorerà molto, perché io mi immagino un centrocampo a tre con Anghissà, Fabian, Zielinski al meglio della condizione, e ci divertiamo così, Va bene Arturo, io ti ringrazio, appuntamento a domani, inventiamoci qualcosa anche per stimolare l'interazione con i nostri telespettatori per domani, quando partiremo con Ne parliamo il martedì. Volevo proprio sottolineare questo, grazie a quelli che veramente ci stanno seguendo sempre di più sui social, numeri incredibili settimana scorsa sui social di Canale 8. È vero, sto controllando, anche io ne ho contezza. Va bene, quindi appuntamento a domani. Ti saluto Arturo. Ciao Silver, buon lavoro. Ciao, grazie ad Arturo Minervini, e noi ci fermiamo, break pubblicitario e poi ripartiamo. Continuiamo la nostra piacevolissima chiacchierata con gli amici tifosi del Napoli. Replica il nostro amico Gio del Core. Silver, stai dicendo che i tuoi colleghi sono dei cazzari, allora? Hai sentito mai che io abbia detto una cosa del genere, Gio? Boh, io dico aspettiamo almeno un girone prima di descrivere Anghissà come il nuovo Yaya Touré. Uno, mai detto quello che tu hai scritto dei miei colleghi. Due, ho detto soltanto che non ho interesse alcuno a leggere i pareri di altri su ciò che io vedo.
benissimo, è diversa come, come storia. Tre, non abbiamo detto che Anghissà è il più forte centrocampista al mondo, abbiamo detto che per le caratteristiche che ha fatto vedere nella partita con la Juventus, ma che ha fatto intravedere abbondantemente in altre occasioni con altre maglie, è un giocatore molto funzionale al Napoli di Spalletti. Tutto qui. Poi, allora, Enrico Porzio, l'ingresso di un as ha spaccato la linea della Rube. È vero, assolutamente. Luigi Napoletano, ma il MAS è un po' una delusione, non capisco come e dove gioca. E continua un po' questo enigma relativo proprio all'identikit, alla posizione di El MAS. Saluto Luigi Schembricine Flegrea. E poi ancora, speriamo tornino presto Demme e Mertens, così ci divertiamo, io credo, scrive ancora Enrico. Vorrei sapere se si hanno notizie sulle condizioni di Meret. No, è degenza, sta recuperando dall'infortunio subito contro il Genoa. Possiamo tornare al telefono? Pronto? Ciao Silvio, buonasera, Francesco. Oh, come stai Francesco, ciao. Un po' raffreddato, sfortunatamente sto a casa, sono partito anche per il lavoro. Capita anche ai migliori, eh? Ho fatto il tampone, ma fortunatamente negativo e quindi siamo un po' a casa, Silvia. Va bene. Allora, parliamo un po' della nostra squadra del cuore. Sì. Quando riguarda il nuovo acquisto, sinceramente, ho visto un grande calciatore, non ha sbagliato nessun contrasto e non ha sbagliato nessun passaggio. È quello che serviva a Napoli. Poi può essere un posto, può essere un ottimo calciatore, può essere un discreto calciatore, ma è quello che serviva a questa squadra. Ok? Quello che... Perché poi quando tu lo inquadri un calciatore, si vede sì, se ce l'ha o non ce l'ha. Guarda, mi calcio da 50 anni, quindi la partita di ieri ha dimostrato che questo calciatore è il giusto calciatore per il Napoli. È, okay? È quello che provavo a dire. Io. Poi può essere un mostro, può essere certo. Un discreto calciatore, ma è come quando abbiamo vinto lo scudetto che abbiamo preso a Ciccio Romano dalla Serie B. Identica situazione. Ok, è quello che serviva a Napoli 31 anni fa e quest'anno è quello che serviva a Napoli, il Napoli lo ha preso. Ok? Sì. Poi sì. Ovviamente sono tutti quanti uomini, si può far bene, si può una partita, si può fare un pochettino più male, ma è quello che serviva a Napoli, quel calciatore lì. Mancava proprio quel calciatore a questa squadra. E fortunatamente la società lo ha trovato. E per bravura. Per bravura l'ha trovato, ha speso i giusti soldi. Ok, siamo a posto così. Per quanto riguarda la partita, il Napoli ha giocato i primi 10 minuti, poi abbiamo preso quel gol che sfortunatamente, sempre con qualche errore difensivo, e da lì abbiamo un po', diciamo, subito questa situazione. Poi nel secondo tempo, con l'ingresso di Onas, la partita è molto cambiata, perché poi la Juve si è solo difesa, questo lo dobbiamo dire, è venuta a Napoli a fare 0-0, a salvare il pari. Quello è stato quello tutto. Cioè, e pensa Francesco, alla luce di quello che dici, che è la sacrosanta verità, pensa quanto è stata importante e difficile la vittoria del Napoli, perché ti trovi sotto di un gol con una squadra che stava lì facendo barricate, picchiando, perché lì dietro si picchia tanto. Perché poi sappiamo chi è che è lì, sappiamo chi è Bonucci. Esatto. Cioè, sono calciatori con grosse esperienze. E poi Francesco, no, ma poi si può dire quello che si vuole, ma la Juventus, la Juve ce l'ha. Esatto, quindi le ripartenze della Juventus erano ripartenze sempre potenzialmente pericolose. Sì, nel primo tempo ne abbiamo subite un paio, perché la squadra era un pochettino lunga, ha subito quel gol, perché ti dico la verità, se Napoli non avesse preso quel gol, dopo 10-11 minuti la partita sarebbe finita con un altro punteggio, ce ne sono sicuro, sarebbe finita 3-4-0 quella partita lì, ok? Perché ho visto un Napoli proprio come di solito ci sbagliamo sempre la prima mezz'ora l'anno scorso, approcciavamo sempre la partita in un modo strano, invece ieri ho visto subito carichi i ragazzi, cioè ben messi in campo e tutto, poi è stata quella sfortuna di quell'errore di Manolas e questo non deve succedere, Silve. Una squadra che un po' troppo leggeri. È una squadra che vuole puntare a vincere, perché quest'anno il Napoli può puntare a vincere, perché ti dico come la penso. Ho visto la Lazio ieri, difesa assurda, zero. Savic ha tantissimo da lavorare quella squadra, ok?
ho visto la Roma idem, difesa ha fatto degli errori incredibili, poi là ci capito la partita dell'ultimo minuto, ok. Per quanto riguarda l'Atalanta, aspetta scusa Francesco se ti interrompo, perché Gio del Core scrive: bravo Francesco da Torre del Greco, come si vede i tifosi hanno più buon senso ed equilibrio dei professionisti dell'informazione. E Gio, ma mi pare che tu hai problemi proprio di comprensione. Francesco, scusa, puoi ripetere cosa hai detto di Anguissà? Che giocatore è Anguissà? Allora, Anguissà è il giocatore che serviva a Napoli, me è un giocatore fortissimo, però può essere un mostro, può essere un giocatore discreto, un giocatore mediocre, è quello che serviva a Napoli in questo momento. Ora hai capito, Gio? Vabbè, esattamente okay. Quello che dicevo io poco prima, va bene. Poi ti stavo dicendo, sì. Per quanto riguarda le altre squadre, la Roma in difesa fa molto acqua, la Lazio idem, l'Atalanta sappiamo che il quarto anno per il signor Gasperini è stato sempre duro, perché lui c'è nel preparare la squadra, c'è la stessa cosa è successa a Genova, con il Genova, no? Quando arrivare la squadra, dopo il quarto anno è sempre durissima per il signor Gasperini e lo sta dimostrando anche quest'anno. L'unica squadra che ho visto in palla è il Milan, anche l'Inter ovviamente è la favorita perché ovviamente sono i campioni d'Italia, però il Napoli con questa squadra, ragazzi, e se riusciamo a mantenere, il signor Mario Rui riuscirà a mantenere una buona annata sul lato sinistro, io credo che il Napoli se la possa giocare fino alla fine, perché parliamoci chiaramente, in avanti, ma chi è più forte di Napoli, Silvio? Avete capito, in Napoli avanti ci dice Insigne, Osimè, Lozano, Mertens, Politano, Onas, ma chi c'ha tutti questi calciatori là avanti? Nessuno ce l'ha. Il centrocampo l'abbiamo aggiustato, non bisogna fare errori in difesa, che la difesa comunque è forte, signor Malavas deve giocare un pochettino più concentrato, perché se parliamo di Koulibaly non ci abbiamo niente da dire, se parliamo di Lorenzo, l'unica pecca è un pochettino la sinistra, perciò ti ho detto, se Mario Rui riuscirà a fare un eccellente campionato, ne vedremo delle belle, ok? Ti ringrazio Silvio. Un abbraccio Francesco, buona guarigione. Buona guarigione. Ciao, ciao. La notizia vera è che è stata modificata anche in Inghilterra, c'è stata la proroga, quindi modificata la legge sull'isolamento, quello coatto imposto, no? A quanti ritornano da viaggi o da permanenze nelle zone rosse per il Covid, quindi nessun rischio da questo punto di vista per il Napoli in merito ai Koulibaly, agli Osimhen, allo stesso Lozano, allo stesso Spina, quei giocatori che insomma non li avrebbero avuti 10 giorni di tempo per vivere e per trascorrere la quarantena dopo gli impegni con le nazionali. Voci dal manicomio scrive: 3 coppie che abbiamo in rosa mi esaltano e mi auguro Spalletti le utilizzi. Manolas, Koulibaly, mai funzionata ad hoc. Anguissà, Fabian, sembra sia nato un amore. E poi ancora un As Osimhen per tagliare in profondità la velocità della luce con questa esaltazione del vento d'Africa, no? Come scrivevano i colleghi del Corriere dello Sport questa mattina, a spingere con le sue folate il Napoli. Allora, poi ci sono ancora amici che ci chiedono, che mi chiedono, questa sera ci sarà, ne parliamo il lunedì? No, questa sera su Canale 8 a partire dalle 20.40 è il bello del calcio, domani a partire dalle 20.45 ne parliamo il martedì, quindi quello che il programma, che è un po' il marchio di fabbrica, no, della programmazione sportivo calcistica di Canale 8, resta e sarà in onda il martedì sera. Mi chiedono anticipazioni sul parterre, cosa posso dirvi? Che ci sarà Marta Crevsun al mio fianco, quindi un ritorno eccezionale, fortemente voluto, di una grande professionista, di una ragazza bellissima. E poi Salvatore Cagliazza, che ha già scoperto le carte, ci sarà Antonio Giordano, ci sarà Raffaele Di Fusco, ci sarà domani sera Tony Iavarone, faranno parte della nostra squadra che spesso ruoterà anche personaggi importanti dell'informazione nazionale come Massimo Golini e Marco Bucciantini, insomma è una squadra sicuramente competitiva per quelle che sono le nostre idee, parlare liberamente e tranquillamente di calcio. E Stelvio cosa scrive? Come ti dicevo, ho sentito la partita per radio, appena finito ho girato su Top 24, mi sono fatto una pancia di risate a sentire i giornalisti juventini arrampicarsi sullo specchio, però Ravezzani
gli ha fatto notare che il loro attacco di riserva costava più di 100 milioni. Ed è giusto, è vero. Solo Mario Rui, scrive Giuseppe, è un limite per puntare a vincere. Però, ragazzi, anche su Mario Rui, è un professionista esemplare, è uno che non si tira mai indietro, che quando c'è da battagliare è puntualissimo. Io sono sempre per il rispetto dei professionisti. Che poi la nostra speranza prima del mercato è che potesse arrivare un esterno sinistro titolare in quella zona di campo, lo abbiamo detto, non lo abbiamo mai nascosto. Ad oggi la situazione è questa, però ripeto, credo che Spalletti abbia a sua disposizione un organico molto molto competitivo. Allora, Salvatore Finelli, Canale 8 sta facendo progresso, mi fa piacere non dimenticare il presidente, non dimenticare al presidente di Canale 8 le maglie che dovete regalare, mi sa che questo sarà un mio investimento, però lo farò con il cuore. A Michele Saviani dispiace non ci sia Alfredo Pedulla, vabbè, comunque ragazzi, poi alla fine ne parleremo insieme, anzi pensiamo anche all'eventualità di uno spazio per voi, spazio veloce naturalmente con collegamenti Skype, chi volesse intervenire può inviare l'indirizzo Skype sulla nostra pagina di Canale 8 in modo da poter effettuare anche le prove di rito prima della trasmissione che, ripeto, sarà in onda a partire dalle 20.45. Al telefono, pronto? Ciao Silvio. Anche tu Silvio. Amico mio. No, è il tuo secondo nome. No, il mio primo nome è Silvestro. Solo Silver. Sì. Vabbè. Aurelio. Sono Aurelio. Caro amico mio, come stai? Ciao. Bene, tu tutto bene? Abbastanza. Ora siamo meglio. Ora siamo meglio rispetto a venerdì. Senti, sì, volevo dire una cosa. Allora, Allegri sarà pure un bravo allenatore, ma secondo me non ha un profilo internazionale, perché il profilo internazionale secondo me ce l'hanno solo chi hanno vinto in Europa, e Allegri non ha mai vinto niente. Ha fatto due finali e le ha buscate solennemente tutte e due volte. Sì. Però quest'anno secondo me Allegri sta fuori di testa. Perché con le sue dichiarazioni pre-partita e quelle dopo la partita, quando ha praticamente aggredito Spalletti, prima verbalmente, poi quasi, dicono tuoi colleghi degni di fede, quasi fisicamente, e significa che non sta bene. Allegri non è nuovo a queste cose. Io ricordo che 3-4 anni fa la Juventus perse una partita a Firenze e lui diede di matto contro Massa, l'arbitro, ma diede di matto. No, soprattutto al quarto uomo, il signor Di Liberatore, gli disse che aveva una testa di... Ma anche contro Massa. Sì. E continuò negli spogliatoi. Io ricordo bene le immagini di quella partita, che la Juventus perse 1-0, mi sembra, comunque perse, e diede di matto. Cioè, voglio dire, un allenatore da un profilo così alto come lo vogliono far passare, e queste cose, diciamo, da un personaggio così, queste cose... Non ci si possono aspettare queste cose, cioè non è possibile che tu dopo la partita aggredisci un tuo collega solo perché parlavo con l'arbitro. E beh, perché tu non parli con l'arbitro? Con l'arbitro non ho capito, ma che male c'è parlare con l'arbitro? Non lo so, credo che veramente stia assorbendo molto male questo contraccolpo il signore Allegri. Va bene. Io devo dire sì, che quando si parlava di Allegri a Napoli, tra Allegri e Spalletti, io fra me mi dicevo: speriamo che venga Spalletti, mai Allegri, mai. E così è stato. Meglio così. Ti saluto. Ciao. Grazie Aurelio per aver chiamato. Un abbraccio forte. Ciao. Stiamo facendo esperimenti?
con le luci, va bene. Nicola Finelli, mi fa piacere, Silver, prendi nomi e cognomi. Va bene. Massimiliano, la speranza era riposta in Emerson Palmieri, ma eviterei di tirare in ballo Mario Rui anche quando gioca bene e non fa danni. Bravissimo, era quello poi un po' il senso delle mie parole. Gerardo Cervone scrive: d'accordo con te su Mario Rui, molti tifosi sono prevenuti e non vedono quello che fa di buono in tutte le partite, fa ammonire in ogni gara giocatori avversari con la sua velocità e suda la maglia in ogni partita. Cosa vogliamo di più? Ogni tanto, anche per errore, ricordiamolo, come ha fatto Gerardo, quello che prova a dare Mario Rui, no? al Napoli. Stelvio, vi faccio una proposta: perché a turno nella trasmissione del martedì non invitate uno dei vostri ascoltatori assidui? Sarebbe bello sentire anche i tifosi. Che ne pensi, Stelvio? Questo è il senso della mia proposta. Quindi, però, in collegamento via Skype per incominciare. Se ci siete domani, assolutamente sarà un piacere, o sarebbe un piacere, ospitare in collegamento Skype uno dei nostri telespettatori più assidui. Perché no? E poi ancora voci dal manicomio: Allegri sta pensando, ma chi me l'ha fatto fare? Strano sia andato, squadra allo sfascio, poco amato dai tifosi, scontri di vecchia data con il monociglio, con il presidente Agnelli. Chi gliel'ha fatto fare? Provo a pensare a occhio e croce, secondo me avrà inciso anche un po' l'ingaggio. Sì, forse sì. Andiamo al telefono, pronto? 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 Sì. Buonasera, Silver. Giuseppe da Castelvolturno. Ciao Giuseppe, benvenuto. Grazie. Innanzitutto, togliendo il canale 8, sarebbe proprio a tema la maglietta del Granata, che ha vinto ieri finalmente 4-0. Ah, sì. Senti, no, innanzitutto volevo fare i complimenti al signore di prima che parlava del fatto del centrocampista del Napoli nuovo. Anghissà. Anghissà, sì. Ha detto giusto il fatto di dire che è la persona e il giocatore che serve in questo momento a Napoli. Ed è giusto così. Anche se gli altri possono pensare chissà che cosa, però è il giocatore che fa proprio a posto giusto per questo momento per il Napoli. L'unica cosa che mi è dispiaciuto è vero, bisogna tenere i conti a posto, è vero tutto quanto, però in questo momento se si spendeva 1,5 milioni per prendere il laterale sinistro, questa era una squadra che secondo me era completa in questo momento. Mario Rui, speriamo che tenga, se tenga, fino a quando è, altrimenti purtroppo saremo nelle stesse condizioni dell'anno scorso per quanto riguarda il lato sinistro. Poi due cose volevo sapere, se mi è possibile. Sì. Allora, innanzitutto io ho letto di un giudice, non mi ricordo in quale nazione, che sarebbe disposto a riprendere un'altra volta la questione Calciopoli. Non so se hai saputo di questa situazione. E sarebbe bello così, forse è l'ora, è il momento giusto per essere questa squadra, per essere irradiata. No. Allora, so soltanto, ne abbiamo dato notizia, che nella serie degli interminabili ricorsi avanzati da quelli che rappresentavano il mondo Juventus all'epoca, però in questo caso bisogna ricordare, per chiudere la questione, a parte le intercettazioni, a parte il contenuto, no, dell'inchiesta, dell'indagine, degli interrogatori, che fu veramente uno schifo, perché tirò fuori veramente lo schifo che era nel mondo del calcio, e che la società in questione patteggiò immediatamente. Ci furono dichiarazioni poi riportate a titoli e a caratteri cubitali dai giornali sportivi dell'epoca, dei dirigenti e degli Elkan, che dichiaravano troppo grande lo scandalo e la decisione, insomma, di patteggiare per evitare una pena maggiore. E quindi immediatamente ci fu l'autoriconoscimento che si era andati oltre. È stato ammesso uno dei ricorsi avanzati dal signor Giraudo dalla Corte Europea, però da qui a dire
cioè, il ricorso poi sarà analizzato, sarà interpretato, però da qui a dire che possono esserci novità in una direzione diversa a quella che la storia ha celebrato, ci passa praticamente il Vesuvio, e sopra ci mettiamo anche l'Etna, e sopra ci mettiamo anche Passo Gavia, più o meno quello. Sono d'accordo con te. Comunque va bene, questo è quello che volevo sapere. Ti ringrazio e complimenti sempre, perché ritengo che uno dei pochi giornalisti seri e competenti. Ti ringrazio molto. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao. Allora, ancora messaggi? Ah, guarda Massimiliano come si diverte. Silver, anche tu fai cene eleganti come Silvio? No. Vabbè, ti stavo rispondendo, stavo andando anche oltre. Massimo Moccia, io ho molta fiducia nel ritorno di Ghulam, secondo me ci sorprenderà, speriamolo. Giampiero Giuliano, rabbrividisco al solo pensiero che Allegri sia stato accostato alla panchina del Napoli, teniamoci stretti Spalletti e guardiamo avanti. La vittoria contro quelli lì è sempre una goduria, ma non deve essere un punto di arrivo bensì di partenza, e sono d'accordo assolutamente con te Giampiero. Giovanni Rolando, un giocatore importante quest'anno può essere un as, se Spalletti lo riesce a far crescere, a far maturare, non abbiamo giocatori in rosa con quel mix di qualità e velocità. Non solo nel breve, ottima osservazione Giovanni, ed è uno che è cresciuto anche dal punto di vista muscolare, ha lavorato evidentemente senza far ricorso a pratiche illecite. E Francesco Simeone, buonasera Silver, molte volte mi hai suggerito di non ascoltare i detrattori del Napoli, però sai cos'è, un vero tifoso come lo siamo noi, rispondiamo di pancia come hai fatto tu riguardo Anghissà. Ti dico l'ultima, siamo a punteggio pieno e c'è qualcuno che si sta inventando che Meret non è un portiere all'altezza e gioca solo perché è stato imposto dal presidente Spalletti per l'investimento dei 25 milioni. E conclude Francesco, questi non sono veri tifosi, a Spalletti nessuno ha imposto niente, cioè le scelte di Spalletti, quelle tecniche, tattiche, non sono state imposte da nessuno. Andiamo al telefono, pronto? Era Silver. Oh, caro Massimo, ben trovato. Abbiamo proprio il cuore che vola in alto come un falco, come direbbe nel film, come si chiama, con Dustin Hoffman, non so se te lo ricordi, il mio cuore vola in alto come... è una cosa meravigliosa. Come no, quello è un capolavoro. Contro la Juve. Io volevo dire una cosa, il Venezia... Abbiamo giocato col Venezia, il Napoli diciamo, è partito con l'handicap dell'espulsione di Osimhen, siamo riusciti a vincere, poi l'Empoli ha vinto con la Juve, noi abbiamo detto che il Venezia era una squadretta così con la, il Venezia ha vinto con l'Empoli e noi abbiamo vinto con la Juve, con una partita diciamo, nata anche male, abbiamo subito buttato la croce sul nostro terzino destro, Greco, centrale destro. Manolas. Però diciamo è colpa sua ovviamente, cioè se è stato un momento di debolezza, di distrazione. Di leggerezza, va, di leggerezza. Però diciamo pure la palla che gli ha dato, non gli ha dato fra i piedi nel fallo laterale, l'ha fatta rimbalzare, poi l'ha luccata l'indirecchio, poi tira al portiere, quindi ha avvisato, cioè ci sono stato una serie, Koulibaly in quel momento è stato proprio fermo, non ha fatto copertura, ci sono stati una serie di errori in quella cosa, ovviamente la responsabile, però poi Manolas ha giocato benissimo, sì. Cioè non, hai capito, questo fatto che ci sta questa cosa di mettere sempre... Di cercare per forza la vittima. Allora il problema, noi abbiamo abbiamo 9 punti, 8 punti sulla Juve, ma ci rendiamo conto, è una cosa meravigliosa. Allora diceva Totonni Quagliarella, ma namma tutta a bord, fin tanta casa camp... rimane forza lampa se può dare piastra, ma ci abbiamo queste emozioni così belle, e ti mandiamo a bordo, però per esempio questo calciatore Anghissà, ti ricordi all'inizio una serie di tuoi colleghi, purtroppo, Anguillà, il nuovo capitone, cioè io guarda, io veramente rimango certe volte spaventato per questo atteggiamento così sprezzante nei confronti degli esseri umani, guarda è una cosa brutta, ma ha fatto una bella partita, lo chiamano Anguissà, ha fatto una bellissima partita, ma lo chiamano Anguissà.
Secondo me è un ottimo, se sono queste le premesse, secondo me è fortissimo questo qua. Mo io mi voglio pure illudere. Ma poi scusami Massimo, io mi rifaccio alla tua filosofia, perché anche la mia, no? Ma scusate, poi magari dalla prossima partita Anghissà verrà meno, ci auguriamo di no, anche perché, caro Massimo, se sei chiamato ad esordire, sei arrivato in settimana, arrivi a Castelvolturno, scendi dalla macchina e fa Gesù, Frank, tanto piacere ragazzi, sono appena arrivato, e vieni mandato in campo contro la Juventus, nella partita delle partite, e fai quello che ha fatto con quella semplicità, ma secondo me questo è forte, va bene, però mettiamo da parte, questo è secondo me. Ma ragazzi, ma gli vogliamo almeno riconoscere che ha fatto una grande partita contro la Juventus? Hai capito? Invece no, ci sta il fatto di dover vedere la stella. Io lo capisco pure, perché c'è la paura di perdere, c'è la paura di perdere il sogno. Ma si può perdere, insomma, però viviamoci il momento. Cioè non ci vive, non, è come se ci volessimo fasciare prima la testa in maniera... Quello io lo capisco pure, non è una cattiveria dei tifosi. È il fatto di essere, diciamo, è per dire vabbè, però io l'avevo detto e quindi non ho avuto la delusione. Questo è il meccanismo. Io potevo dire un'altra cosa. Io sono favorevolmente meravigliato da Spalletti. Abbiamo vinto contro il Venezia, contro la cosa, con la Juventus che stai quando nasce, tutto quello che vuoi tu. Ma io so, cioè, questa ha recuperato allo Bocca, che ha fatto due partite, una più bella dell'altra. Ha imposto a Onas, che lo volevano vendere, e Onas ha spaccato la partita con la Juve. E vedo che Koulibaly che prende la macchina fotografica e va a fare la fotografia di fuso. Cioè questo signore Spalletti, che io non stimavo, alla fin fine sta facendo un lavoro anche da paraflu, come vogliamo dire così, nei confronti dei tifosi che si stanno allontanando, però è un lavoro, si vede che c'è un lavoro organico, c'è in testa un modus vivendi, direbbe Tony Iavarone. Quindi noi dobbiamo tenere conto di questo, sta recuperando un sacco di calciatori. Per me, per ora va bene, però poi ti volevo dire un'altra cosa. Sì. Io vi ho traditi. Io sono intervenuto in un'altra trasmissione la settimana scorsa. Però c'è un tuo collega, è l'unica, una trasmissione che intervengo qualche volta quando ci sta solo quel giornalista, che tu poi hai intervistato anche a Di Maro o non mi ricordo in Abruzzo, ma non mi ricordo. È un mio amico? Sì, è un tuo amico, uno dei pochi giornalisti normali, seri, che non dicono, non mettono in giucio mese, non parlano male. Chi può essere? Gifuni? No, si chiama Gianni, fa pure il musicista, è un frontman, ma non mi ricordo il cognome, io poco. No, Valerio forse. No, Gianni si chiama, Giovanni, sta a canale, no vabbè, non voglio fare nome. No, dimmelo, ormai sono curioso. A Teleclub Italia sta. Ah, Francesco Molaro con... No, Francesco Molaro no, quello è il direttore, quell'altro è uno che il giovedì fa la trasmissione. Vabbè, mi sfugge, sono grandi amici comunque. No, io stimo molto questo giornalista, perché è intelligente, poi è colto, non dice fesserie, non mi voglio. Ah, un'altra cosa. Sì. Un'altra cosa che io facevo il pescatore quando ero ragazzino per mantenere gli studi, le cose. Il problema è che molti napoletani, ma in genere in tutto, nella politica, in tutto, e nel calcio in particolare, perché il calcio è uno specchio, lo dico da 20 anni, che è uno specchio della realtà. Molti napoletani tengono a memoria l'orange falluna. Perché quando tu vai a pescare, all'epoca quando io ero ragazzino, i lanci forlune erano belli grandi, no? questo granchio verrugoso si chiama, praticamente tu ci metti il cappio e la vice. Orange forlune per svegliare con la chella più piccola che serve. Per sapere come si chiama la lice, mette la chela nel cappio e tu te lo tiri sopra. Se tu la sciogli e lo metti un'altra volta là, il grande, dopo 5 minuti viene un'altra volta e tu pigli un'altra volta, perché si scorda tutto cosa. Allora, noi napoletani, noi tifosi
dobbiamo ricordare quello che diciamo e quello che facciamo, perché sennò praticamente non facciamo mai il bilancio della nostra esistenza, anche attraverso il calcio serve questa cosa. E come no? Ma benissimo, ti sei spiegato come sempre, Massimo. Senti, maestro, io vi abbraccio, sempre facciami sotto i pierosi. Sei sempre un gran personaggio. Grazie Massimo. Complimenti sempre a tutti quanti voi. Un abbraccio forte. Ciao Massimo, grazie per aver chiamato come sempre. Ci fermiamo, break pubblicitario, poi dopo andiamo da Tony Iavarone, che Massimo chiama sempre in causa. Pubblicità. Eccoci, rientriamo in diretta, sono le 19:12 minuti, abbiamo poco più di un quarto d'ora da trascorrere insieme ad anticipare il nostro TG, dopodiché ecco, vi ricordo l'appuntamento delle 20:40 con il bello del calcio ad aprire la nostra settimana in prima serata al commento del Napoli. Saluto Francesco Trionfo che ci segue da Ariano Irpino, l'Ariano Irpino dei miei amici Mazzarella, Carlo Mazzarella, ottimo difensore dell'Ariano in Serie D. Massimiliano M, solo per il carattere, la determinazione e la forza profusa con la Juventus da Anghissà sarebbe da riscattare immediatamente considerando il costo del cartellino. Vediamo, Joe del Core mi viene in aiuto, stava parlando Massimo di Gennaro D'Elena, mio caro amico, l'ottimo Gennaro. Voci dal manicomio, ma perché mettete le pubblicità di Tufano al contrario? Vi sta antipatico? No, perché è una strategia del committente, cioè proprio una strategia dei nostri amici. Quindi vedi, ha attirato la tua attenzione, ha colto nel segno. Possiamo collegarci con la redazione? Caro direttore, ben trovato. Oh, come carissimo stai? Silver, buonasera a te. In forma straripante, come il Napoli? Beh, questo è un bel modo di dire, grazie. Ma no, forse il contenitore dimostra questo. Non so se il contenuto del contenitore è a pari di quello che tu dici. Però dici e scrivi una cosa sacrosanta, che poi fa rima con il pensiero di Massimo, il telespettatore della sanità, di cultura. Che ho scritto? Ma no... no, che ti chiama sempre in causa, perché dice, ma come direbbe Tony Iavarone, come direbbe Tony Iavarone... Finirò nel libro degli aforismi del nostro Massimo. Le citazioni. Vedi, intanto Iavarone dice, a commento della partita del Napoli, ma ragazzi, se le cose stanno così, perché non crederci? Beh sì, è chiaro, perché poi adesso, al di là della fiera degli errori, nello sport in generale vince chi ne fa di meno, no? Insomma, è una delle regole di tutti gli sport. È chiaro che il Napoli ha dimostrato di essere senz'altro consapevole e di avere merito amplissimo per la vittoria, ma ha dimostrato di saper reagire, di cambiare l'inerzia di una partita, cosa che per qualche stagione il Napoli aveva un po' perso il filo di situazioni di questo genere. Ed è questa la prova, perché certo è la Juve, ma l'ha fatto anche con squadre che magari potevano essere giudicate meno impegnative, come il Venezia e il Genoa. È una squadra che riesce a ribaltare la partita. E poi, insomma, sappiamo benissimo che il calcio è soprattutto l'interpretazione della gara che danno i calciatori. E a questo punto si può dire che, con i limiti che il Napoli ha, perché se avesse un terzino sinistro di nome e di fatto, se avesse magari anche una prima punta che trasforma quella mole di gioco e soprattutto i tiri, che Napoli ha fatto 26 tiri in porta, contro 26, non sono mica giuggiole, insomma, sono parecchi. Se avesse chi trasforma questa mole di gioco in gol, veramente potremmo parlare di una squadra che bisognerebbe inseguirla, questa squadra, nel campionato. Però io credo che Napoli ha dimostrato di poterlo fare, di poter osare, e credo e spero che Spalletti stia spiegando proprio questo ai suoi calciatori. Intanto la vera notizia del pomeriggio calcistico è che è stata modificata, fatta insomma una proroga dal governo inglese a proposito dell'isolamento da quarantena, no? È imposto per i calciatori di rientro dagli impegni con le loro nazionali. Il Napoli da questo punto di vista può tirare un bel sospiro di sollievo, detto che rimangono comunque problemi nell'allestimento della formazione anti-Leicester, partita di giovedì sera. Però Sì, il Napoli ne sta riscontrando partita dopo partita di problemi di questo genere. A volte manca Zielinski, poi manca Lobotka, Kademme non c'è, insomma, sono problemi. Mertens è tra coloro che sono sospesi, sono problemi che il Napoli si sta portando dietro, però riesce comunque ad ottemperare quelli che sono gli impegni della partita. Certo, il Leicester
è una squadra da tenere particolarmente d'occhio. Credo che abbia fatto anche una ottima partita in Premier, anche se ha perso. È una squadra col che City, comunque eh? Voglio dire, col City. Col City, quanto dire, la squadra dei nostri amici Oasis. Sì, esatto. E qui stiamo sconfinando un po' nel pop rock, insomma. Credo che il Napoli, se si convince delle possibilità che ha e soprattutto della forza d'animo, della forza di reazione, della voglia di esserci, che poi insomma è quello che è successo agli europei. Noi con quella nazionale non è che abbiamo vinto perché abbiamo fatto 50 gol, abbiamo fatto gli europei in quel modo perché questi hanno creato un grande gruppo e ci hanno creduto sino alla fine. Va bene, Tony, veniamo al TG. TG è, insomma, è un lunedì che non è che si apre tanto bene, c'è stato un blackout alla stazione centrale per problemi di cabine elettriche, quindi sono stati fermati molti treni, tra cui due intercity, e questo ovviamente ha avuto ripercussione sulla popolazione, sui lavoratori pendolari. Insomma, è stata una mattinata che è iniziata male, così come il sabato e la domenica è andata davvero peggio, adesso al di là dei disguidi ferroviari, perché la camorra è tornata a colpire. Sabato, freddato con 10 colpi di pistola, un boss, un pregiudicato del Gran Mazzarella all'interno delle zone di Piazza Mercato. Ieri a Torre Annunziata un'altra esecuzione davanti a decine di persone, davanti a una chiesa. Insomma, e questo è qualcosa che ovviamente ci fa rabbrividire come al solito, e noi non dobbiamo mai far sì che queste notizie diventino notizie di routine, anzi dobbiamo sempre avere la forza di illuminare queste notizie, perché questo è un fenomeno che va senz'altro combattuto. Ne va della nostra vita, ma ne va anche di tutti quelli che sono i processi di rigenerazione di una città, di un territorio che ovviamente ha bisogno di liberarsi di questa piaga, che è quella della malavita organizzata. E così, Tony, ti ho ringrazio. Fatto il mio sermoncino, dai, ti posso pure salutare. Grazie, grazie. Ciao, Tony. A dopo. A tra poco con il TG. Ciao. Ciao, ciao, grazie a Tony Iavarone. Dino Iseni scrive, riporta un ipotetico virgolettato di CR7 di Cristiano Ronaldo: improvvisamente dopo tre stagioni me ne vado perché Suarez ha imparato l'italiano prima di me. Ci sta l'ironia e la simpatia di Dino. Gerardo Sorrentino: meno male che rimane, ci vediamo il martedì, perché la spettacolarizzazione del commento del calcio non mi ha mai entusiasmato. Ognuno ha le sue abitudini, ognuno ha la sua maniera, quella che ritiene più opportuna per raccontare il calcio. Noi lo facciamo alla nostra maniera e saremo in onda domani a partire dalle 20.45. Al telefono. Pronto? Ciao Felice! Caro Felice, come stai? Ti devo fare un breve riassunto e racconto di come ho visto la partita. Sì, vai! Io, mi ha invitato mio nipote Felice da mio figlio Pasquale. Non andavo da Pechino. Sì. Felice il piccolo mi ha detto: nonno, stasera devi venire perché il Napoli vince. Vengo allora. Al primo gol che abbiamo subito, sì, suo ragazzino mi vuole rincorare. Nonno, non ti preoccupare, vedrai che non perdete. Io ho detto: Felì, passa l'angelo e diciamo amen. E così è stato. E così è stato. È rimasto anche lui contento. Ah. Poi prima della partita ho chiamato Canale 8, ho fatto gli auguri di benvenuto, poi alla mamma Yolanda, a Pasqualina, Antonio, e questo, forza Juve! Allorché Yolanda si dice: Felice, ma chi è? È mio nipote che io ho vendito purtroppo. E gliel'ho passato. Chissà cosa gli ha detto Yolanda? E lui diceva: guarda, no, forza Juve! Dammo il telefono, ho detto: Felice, per piacere. Mi ha portato fortuna. Quindi eravamo, cioè, alla fine contenti in tre felici. Senti, felice, felice e felice. Felice, Massimo, vedi che poi alla fine la gente ha memoria lunga, perché Massimo Moccia scrive: Felice, ma non avevi detto che finiva 2-0 per loro? Ma scaramanzia! Vecchio Marpione! A scaramanzia serve Silver, è una bella squadra, dai. Sì. E poi il nostro allenatore, vedo che vede la partita, la vede e ha cambiato, e anche Onate mi è piaciuto, molto, l'ha aspettata la partita, è vero, e anche Anchisani, bello, veramente bravo, non ha sbagliato un passaggio. Come l'hai chiamato? Che continua così. Come l'hai chiamato, Felice? Anchisani, come si chiama?
Anguissani. Anghissà, va bene, anche Anghissano, Angrisani. Anghissà, mi è piaciuto, veramente intelligente. Sei un grande. Il soldo Chellini, va bene comunque, Silver, vi voglio sempre bene perché siete onesti. E comunque qualcuno telefona ancora e non gli piace, ma come si fa? Vabbè, ma è così, il calcio non mette... Democrazia. Democrazia, il calcio tutto. Non mette d'accordo tutti. Esatto, accettiamo tutto. Grazie, Felice. Un abbraccio ciao forte, ciao amico mio. Ti voglio bene. Anche forza noi. Monte Faccione Azzurra. Sempre. Ciao. Sempre. Ciao, Felice. Danilo Truppa scrive, Daniel Truppen, l'ossatura del Napoli centralmente formata da Koulibaly, Anguissa, Osimhen. Quale squadra ha questa forza? Senza dimenticare poi tutto quello che c'è attorno. Quindi, sì, vabbè, noi che dobbiamo fare? Stemperiamo gli entusiasmi, quelli facili, però prendiamo atto che la squadra è forte e allo stesso tempo che siamo soltanto all'inizio. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera, Silver. Buonasera, Luigi. Sì, sono Luigi. Grande Luigi. Allora, non c'è motivo per festeggiare i miei anni. Domani compio i miei anni e il Napoli mi ha fatto un bello regalo. Luigi, quanti anni fai? Devo ringraziare a Koulibaly che mi ha fatto un bel regalo. Quanti anni compi, Luigi? Io ne faccio 65 domani. Sei un ragazzino. 65 faccio domani. Sì, 65 o 75? Senta, Silver, ti volevo dire una cosa, sentimi un po', ma è possibile che questo signorino, l'allenatore della Juventus, non voglio dire nemmeno il nome, perché non lo merita dire il nome, possibile che i giornalisti italiani non l'hanno beccato un poco ieri? Cioè, questo si ferma con quella strategia di dire certe cose all'allenatore del Napoli. Allora i giornalisti napoletani che si stanno a fare? Perché non l'hanno attaccato a questo signorino? Perché siccome che lui è abituato a vincere, adesso che le scarpe gli vanno strette, allora deve andare solo dal calzolaio, deve far un po' allargare le scarpe questo signorino. Hai capito, Silver? Sì. E poi quel negretto che abbiamo preso, quello là sarà il Pogba del Napoli. Hai capito? Ho capito. Il Pogba del Napoli sarà preso quello là, perché il Napoli ha fatto un affarone, io l'ho visto giocare, è bravo. E dirò che questo qua toglierà il posto a quello là, quello che si è fatto male. Là. A Demme. Te lo dico io, Silver, però abbiamo un centrocampo di ottima fattura e allora quest'anno ci togliamo parecchie prese delle scarpe. Bene. Hai capito, Silver? Sì. Per quanto riguarda quel signorino, siccome che io non lo posso proprio vedere perché ho sentito la conferenza stampa, lui ha detto ho fatto la formazione proprio per il Napoli. Proprio perché quando parla lui ha visto la gente, provoca il signorino, hai capito, Silver? Sì. E allora i giornalisti napoletani devono imparare che quando il signorino viene a Napoli devono attaccare, perché questo merita questo signorino. Comunque domani con gli anni Koulibaly mi ha fatto un bel regalo, ti ho anche preparato la bottiglia di spumante. Bella fresca. E allora magari poi il brindisi lo fai seguendo Ne Parliamo il martedì, perché domani esatto. Mi vorrei anche venire da me a casa mia, purtroppo non potete, altrimenti la bottiglia di spumante ce la bevevamo tutti alla faccia dei due bimbi. Va bene, Luigi, un abbraccio fortissimo, amico mio. Ciao Silver, io ti seguo sempre. Tanti auguri, tanti auguri per domani. Tanti auguri. Grazie. Ciao Luigi. Buonasera, ciao. Forza Napoli. Forza Napoli. Rompiamo sempre. Le mascelle a tutti.
Va bene, ciao, ciao Luigi, grazie per aver chiamato, ancora tanti auguri, perché domani compì gli anni, non ho capito se 65 o 75, ma questo poi diviene un dettaglio. Abbiamo già detto dell'ossatura del Napoli per quanto per quello che pensa Danilo Truppa. Gio del Corre si fa una risata, grande, felice, ha ragione, napoletanizzando il nome potremmo chiamarlo Angrisani, Anghisa. Ultima telefonata, pronto? Sono Angelo. Caro Angelo, ben trovato, ciao. Vedi che questi sporchi vendini chiamano? Non chiudiamo e non impediamo a nessuno di intervenire. No, me lo devi permettere. Quando attaccano noi, tu ridi sempre. Poi qualche volta che ti dico qualche parolina, non va bene più. Nemmeno a parlare apposta. Luigi, hai capito? Hai capito? Ha detto alla salute. Cioè, allora non siamo umani. Allora ti devo dire benvenuti in Italia. Sei napoletano, ti devo dire benvenuti in Italia. No, questo te lo dicono i tuoi cotifosi. Quelli lo dicono a te. No, sì, no, fido. Angelo, tu vai mai a Torino? Io ci sono andato non uno, ma un milione di volte. E quando ci vai ti accolgono con lo striscione benvenuto in Italia. No. Silver, fidati. Io ho lavorato dieci anni a Milano. Non mi hanno mai chiamato Terrone, perché io ho sempre rispettato. Che significa? Capisci? Io ho chiamato tu, Angelo, ti sto parlando di un dato di fatto. Quando vai in quello stadio lì, ti accolgono così. Ci sono stato quando avete vinto con Coulibaly. Forse hanno battuto le mani tutti quanti. No. Angelo, ci sono stato quando il Napoli ha dato lezione di gioco con Coulibaly e Sarri e hanno battuto le mani. Chi? Angelo, allora sì. ti dico, io ho capito, tu credi che quegli striscioni lì, ad esempio, oppure i lavali col fuogo, non siano riferiti a te? Ma quello là, Silver, ne abbiamo già parlato, quello è una scena di imbecilli, e tu non vuoi fare un'erba a un bacio. No, infatti, io non sto facendo... Sta a Napoli, ci sta a Torino, sta io a non sto, no, 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 però sentire Angelo. Sentire dire... A pace Juventini, e ci sta, no, ma no. Ci sta, no, sporchi non l'ha detto. No, Angelo. Io sono ai saluti, devo salutarti, però ti rispondo, grazie per aver chiamato, ciao. No, non è così come dici, quello che si sente in quello stadio lì e in altri del nord, credimi, con quello spregio, con quell'odio, con quella cattiveria, qui a Napoli non lo sentirai mai. Poi tu dici, no, non è vero, non mi accolgono così. E invece ti accolgono con tanti striscioni. Benvenuti in Italia. Probabilmente tu ormai, sentendoti di quella genia, non lo avverti sulla tua pelle. Ma tanti altri sì. E questo è un dato innegabile. Va bene, ci fermiamo. Ora il telegiornale e poi alle 20.40 il bello del calcio e domani alle 20.45 ne parliamo il martedì. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Ciao.